Il primo concorrente di oggi è Di Girolamo Maurizio, chiamato per cognome. Ciao, vieni, come a scuola, ti ho chiamato prima per cognome. Maurizio Di Girolamo, 34 anni di Torino, lui è un attore imitatore. Maurizio Di Girolamo, 34 anni di Torino, lui è un attore imitatore. Mi imiti, guarda che uno è già troppo, guarda, fidati. Allora, lui inizia a imitare proprio così a scuola, quindi professori, ed è anche per questo che non si è mai laureato, perché sì, grasse e grosse risate, ma erano sempre due in pagella. Allora, poi dalla scuola è salito in cattedra e quindi sul palcoscenico ha iniziato a imitare personaggi famosi, diciamo. Poi dalla scuola è salito in cattedra e quindi sul palcoscenico ha iniziato a imitare personaggi famosi. Maurizio, ho detto famosi, non popolari. Attenzione, ecco, quindi. Allora, adesso il palco è tutto tuo, hai un minuto di tempo per convincere quelle brave ragazze, vai! Signore e signori, buongiorno a tutti, sono Ezio Greggio. Quest'oggi parleremo di imitazione. Abbiamo con noi il grandissimo Massimo Troisi. Ci sei, Massimo? Sì, a me non mi piace cose dell'imitazione, non voglio stare qua, ma che è? Cioè, io tengo a voce, non voglio sapere niente. Piacere, cioè, benigno, no? Ma l'imitazione sono una cosa meravigliosa, ragazzi. Dice Dio, faccio l'uomo a mia immagine e somiglianza. È una cosa bellissima, proprio. Dice Lino Banfi, uno che ne sa di queste cose. Ma ragazzi, io sono altero, ho rotto il diente, adesso mi ricordo quando ero giovane, c'avevo la voce bella e fresca, disgraziati! Frecchia! Allora, imitazioni! Imitazioni sono come quando... gatto, linguato! In che senso? Sgarbi! Allora, imitazioni, io di falsi me ne intendo, capre ignoranti! L'imitazione li ho viste di tutti i colori nell'arte, ma adesso vi faccio parlare con uno che non è una capra, peggio ancora, Aldo Baglio! Allora, le imitazioni sono come quando mi diviene un ubriaco. E comunque, tutto questo, c'è una morale. Non importa che tu sia un armadillo o un imitatore, l'importante è che se cambi voce me lo dici prima. Bravo! Grazie! Com'era Aldo, com'era? Oh, Maria, signor! Ci somiglia pure! Marino, Maurizio, fiori per te, grazie! Grazie mille! Allora,